È tutto pronto per l'ultimo atto della Race Attack 600. Campanini ha il match point da giocarsi in quel del Cremona Circuit. Tutto da perdere per colui che potrebbe laurearsi campione di categoria. Proveranno in qualche maniera ad insidiarlo, se ci riusciranno i diretti contendenti. Lo spettacolo della Race Attack 600 sta per arrivare al Cremona Circuit. Non mancate! Tutto pronto all'inizio della gara con Campanini che parte dalla pole position, Vocca sul fianco, Bettella e poi via tutti gli altri piloti con Vignati, Cristini e Benedet pronti a contendere la vittoria finale a Simone Campanini che cercherà di vendere Carla Pelle anche perché ha un gran vantaggio su tutti gli altri. Parte molto bene Lorenzo Vocca, gara meglio dei 7 giri, proveranno a spingere come dei dannati, a darsene di santa ragione come hanno fatto per tutta la stagione, ma lo sappiamo, Campanini ha sempre avuto il pallino del gioco, non ha quasi mai sbagliato, mentre gli altri vicendevolmente hanno fatto degli errori, ma ci hanno provato fino alla fine, cosa che proveranno a fare anche quest'oggi. Lorenzo Vocca parte fortissimo dalla seconda posizione, lui che è una wild card, che ha militato durante metà della stagione in un'altra categoria, adesso si è trovato per le ultime due gare a gareggiare in Race Attack 600. Race Attack 600 che si dinoccola e si snocciola su due gare, questa è gara 1, potrebbe già dare le stimate del campione a Simone Campanini che si è piazzato dietro Lorenzo Vocca con Alberto Bettella in terza posizione pronto ad insidiarli. Intanto si sta già creando una bella frastagliatura tra i primi tre e tutti coloro che inseguono, e questo andrebbe davvero ad appannaggio di Campanini che potrebbe avvicinarsi sempre di più alla vittoria finale quando stanno per trovarsi sul controrettilineo di un circuito molto lungo, molto difficili sorpassi se non appunto nel controrettilineo e la chicane che li mette i piloti prima del rettilineo finale. Eccoli qua, ci troviamo praticamente a più di metà giro con Vok che è alla guida della Race Attack 600, la sua Yamaha Bikers d'accordo lì, e con la quale sta trovando un certo tipo di feeling. Primo e terzo ha fatto in quel di Varano e proverà a confermarsi anche in questa tappa, in quel del Cremona Circuit. Va ad affrontare la chicane giusto appunto che mette prima del rettifilo finale, quando tra un po' comparirà 1 su 7. Vok davanti, Campanini, Bettella dietro, Benedetti inizia già ad essere staccato in maniera abbastanza importante, ci sono 2 secondi e questo è tutto ad appannaggio di Simone Campanini che può provare a consolidare, tenere la leadership, una leadership che gli permetterebbe, gli consentirebbe di uscire campione già da gara 1 e sarebbe già, diciamo, il suo obiettivo principale. Campanini che è sempre stato costante, Bennett ad esempio si trova in quarta posizione mentre Bettella prova ad iniziare ad avvicinarsi a Campanini, e dicevo tutti gli altri sono stati purtroppo per loro poco costanti. Parlo di Vignati che ha sempre avuto un buon ritmo, ma che nelle ultime gare ha decisamente, drasticamente ridotto i suoi giri per quanto riguarda la sua moto. Mentre intanto Vok subisce il sorpasso di Campanini, adesso Bettella addirittura gli si mette dietro. Oh, mamma mia, Bettella, momenti da moto, fa le bizze, gli parte l'anteriore, riesce a rimanere in piedi, dicevo, di Vignati, ma poi ad esempio lo stesso Benedet, che a Magione aveva una grande chance di recuperare su Campanini, ha sbagliato, e qui non puoi permetterti, soprattutto sulla doppia chance, di fare un errore. Se fai un errore sei davvero tagliato fuori da tutto. E intanto Campanini prova a scappare da Vok, ma quel rettilineo è importante. Vok ha appaiato a Bettella che cerca di scavalcarlo. Bettella deve provare un'impresa ardua, provare a vincere la gara e sperare nell'errore di Campanini per andare a giocarsi tutto in gara 2. È complicatissimo, era una delle categorie complicate. Bettella scavalca Vok, Bettella passa Vok, si mette secondo, adesso va all'inseguimento di Simone Campanini che cerca di scappare, tra poco compare. 3 su 7 sono adesso 4 i giri che separano Simone, super Simone Campanini, dalla vittoria finale di competizione. Campanini sta cercando di dettare legge, Bettella alle spalle di, si mette Vok, e intanto Benedet sta cercando di risalire la china. Benedet ha staccato Cristini e Vignati, è complicato per lui riuscire a raggiungere quel gruppone. Sarebbe più che altro per Benedet una consolazione personale quella di appaiare, avvicinarsi i piloti che lo precedono. Molta delusione anche per William Benedet, che era partito forte, aveva avuto dei buoni riscontri soprattutto a Cremona in gara 2. Chiaramente
è stato molto condizionato da quel che è successo a Magione. Magione in Fausta, io penso che abbia detto a Magione non ci metterà più piede, perché anche l'anno scorso ha perso tutte le chance di poter vincere la classifica di competizione di Restartax 600, che andò a Lorenzo Voc, che in questo momento a metà gara di gara 1 si trova in terza posizione, che sta cercando di rinculare, sta cercando di avvicinarsi a Bettella e Camparini, che stanno facendo una sfida personale importantissima, con Camparini che chiaramente ha tanto da perdere, ma paradossalmente potremmo anche lasciarlo passare Bettella e non sarebbe un grosso problema, perché perderebbe pochi punti e sarebbe soprattutto sicuro di aver vinto la competizione. Bisogna capire adesso qual è il ragionamento che fa Campanini in testa, perché ha sempre, quasi sempre vinto, e difficilmente un pilota si lascia andare o perde anche l'ultima chance, l'ultima occasione che ha per poter dimostrare che è lui il campione della classifica di categoria. Intanto le immagini indugiano su Vignati e Cristini, che sono quinto e sesto rispettivamente, un po' staccati. Cristina ha fatto anche lui una grande stagione, intanto 4 su 7 con Campanini davanti, con Bettella che insegue e con Voc che cerca di avvicinarsi, come Benedet. Potrebbe entrare anche Benedet in questa classifichetta, perché continua a guadagnare qualche decimo, adesso inizia a guadagnare qualche decimo più pesante. Il punto è che è staccato un secondo e mezzo, e bisogna capire se Campanini e Bettella, con Bettella che ha scavalcato Campanini, permetteranno con un ritmo un po' più lento di far avvicinare Benedet, cercando di capire se Benedet ne ha per rientrare in questa competizione. Io non che abbia i miei dubbi, ma sono sicuro che proverà in qualsiasi maniera, essendo arrivato qui Benedet, a provare a giocarsi le chance almeno di entrare a podio, e chi lo sa che magari poi non se lo va a giocare con Voc. Voc inizia a essere un po' più staccato, Campanini che va largo, con Voc che prova ad entrare ma rifiuta ad un certo punto, quasi per paura di collimare con Simone Campanini. E si avvicina, segno che Bettella non ne ha per tenere un passo che sia spaventosamente, esageratamente forte, e allora gli altri che gli stanno dietro, e allora attenzione, perché può davvero diventare una gara incandescente, anche perché tra un po' compare 5 su 7, anche perché Voc si è un po' staccato, e anche perché Benedetto ha guadagnato ancora qualche decimo, ha rintuzzato, si è riavvicinato, tra un po' ci troviamo sul contro rettilineo. Benedetto ha staccato decisamente Cristini e Vignati, che sono molto più lontani, tra poco andranno ad affrontare la chicane, quella che mette prima del quinto giro, 5 su 7 tra un po' diventeranno, e si avvicina sempre di più il momento per Simone Campanini, che ha di poter festeggiare, eccolo lì, la vittoria finale, con Cristini che prova ad avvicinarsi a Vignati e sta perdendo sempre più tempo, Vignati che non si avvicina a Benedet che però si avvicina in qualche maniera e inizia a fare qualche passo deciso, qualche passo drastico verso chi lo precede. Voc sta un po' mollando, un Voc non penso in posizione conservativa, quanto penso proprio che non riesca ad avere o a tirare il massimo, il meglio dalla sua moto, e sta un po' diminuendo, e i due davanti stanno provando a scappare, i due fuggitivi, con Campanini che ne ha bisogno, con Voc che si avvicina, con Bennett che guadagna altri 4 decimi, e siamo a 5 su 7, tra un po' compare 6 su 7, passa Vignati e passa Cristini, e tra un po' passano tutti quanti gli altri piloti. È una gara che non ha riservato grandissimi colpi di scena davanti, con un doppio sorpasso che ha subito Lorenzo Voc al giro 2, prima da parte di Campanini, poi di Bettella, poi però Campanini è stato scavalcato da Bettella, ma adesso sembrano quasi in posizione di attesa, di controllo, anche perché poi lo ribadiamo, Campanini non è che abbia così tanto da rischiare, anzi avrebbe tutt'altro da rischiare, avrebbe tutto da perdere dovesse fare una mossa sbagliata. Le immagini indugiano con Super Matteo Cristini, figlio di Giampaolo Cristini, ottimo pilota della 1000, un veterano del paddock, del circuit, anche lui si è contraddistinto per una stagione molto interessante, mentre Campanini si appaia a Bettella e chissà che non esca più forte, chissà che non voglia comunque mostrare i muscoli, mostrare la sua forza, soprattutto per far capire che lui ha dominato, che lui è stato incontrastatamente, indissolubilmente, indistruttibilmente il capolista. Eccolo lì, l'attacco di Simone Campanini. Benedet ha ricucito ancora altri 3 decimi e adesso è molto vicino agli altri. Bettella ripassa su Campanini, Campanini per me non ci sta, a provare a chiudergli la porta in faccia, no, su per sorpasso di Alberto Bettella su Campanini, è arrivato anche Benedet, occhio che si è iscritto un altro ragazzone alla, non penso vittoria finale, ma probabilmente se la gioca sul podio con Benedet, con Voc, e adesso sono praticamente tutti attaccati, e adesso Campanini vuole
rimettersi davanti probabilmente. Vok che ha un taglio di curva particolare prima di immettersi nella curva 7, che poi mette al contro rettilineo. Eccoli lì con l'inquadratura in fissa su Bennett, che ha praticamente preso Vok, gli ha mangiato 3-4 decimi a giro e alla fine ha ricucito il gap. Bennett addirittura prova già a farsi vedere per provare a scavalcarlo, non ci riesce, siamo a 6 su 7, tra po' comparirà pure la slap e potrebbe significare per Campanini praticamente vittoria certa assicurata, con Bettella davanti pronti ad affrontare la chicane che immette tra poco sul rettilineo finale con Vok, anzi perdonatemi, sul contro rettilineo con Vok che si affaccia, si fa vedere su Bettella, con Vok che ha voglia, aspirazioni per provare non a vincere probabilmente, ma per strappare una posizione a Campanini. Ciò non potrebbe togliere comunque la gioia a Campanini della vittoria finale. Mentre nelle retrovie Vok con Benedet, Benedet passa Vok, Benedet passa Vok, si mette in terza, ma forse Vok esce più forte. Sì, senza il forse, levatelo perché siamo alla slap, perché adesso c'è Campanini davanti a Bettella, l'ho scavalcato poco prima dell'ultima chicane. Io l'ho detto, Campanini probabilmente vuole dimostrare un atto di forza, un atto di fede, un atto di coraggio, è un atto per far vedere che lui è il campione incontrastato di categoria, è lui quello al quale devono tutti quanti sottostare, è lui l'eroe di giornata. Occhio perché Simone Campanini sta letteralmente volando in pista in questo momento e ha voglia di mostrare i muscoli, ha voglia di farsi vedere, convoca le spalle che anche lui ha tanta voglia di rimanere in terza posizione, ma Benedet ci tiene a chiudere in una posizione giusta per lui, consona per lui. L'ultimo weekend Bettella che in tutte le maniere prova a trovare il punto giusto per provare a scavalcare Campanini, ancora non l'ha trovato. Tra poco si mettono nel controrettilineo, ma ancora è presto. Ultime curve che separano Super Simone Campanini dalla vittoria finale di competizione, dalla vittoria di gara 1. Ma Bettella, anzi questo è Benedetto, non ci sta, vediamo se prova a forzare la curva. No, Vok gli si rimette davanti, sporche e porche, buonanotte, porte spalancate. Bettella si affianca a Campanini, mamma mia che ingresso di Bettella su Campanini, ma adesso Campanini forse ha tutta la forza alla scia. E allora voglio quella telecamera dall'altro col drone, dov'è il drone, dov'è il drone ragazzi? Ma adesso li vediamo spuntare con Campanini davanti a Bettella, ultime curve, deve tenere Simone Campanini, le telecamere indugiano sulla sfida anche riguardo a Cristini. Vince Simone Campanini e si laurea campione con Alberto Bettella secondo, terzo Lorenzo Vok, quarto Benedet, gara 1 decisiva, vince Simone Campanini, campione della Race Attack 600 secondo uno straordinario Alberto Bettella, terzo un redivivo Lorenzo Vok, quarto un arrabbiato William Bennett. Vince Campanini la competizione.